Nati in provincia di Salerno, che da secoli venera il suo santo patrono, Sant'Antonio Abate, e in paese si organizza una festa eccezionale con le autorità religiose, civili e militari che presiedono la festa. È un popolo di Dio che prega e vive la festa in maniera ordinata e con tanta fede. Stupenda poi la processione che si snoda nei vicoli e nelle strade cittadine, con i canti della tradizione antica e l'accompagnamento della banda che suona le marce e rallegra il passaggio della stupenda statua in legno di Sant'Antonio Abate, che fa visita alle case e alla gente di Vibonati, che con generosità contribuisce fattivamente con l'obolo che serve per la festa. Straordinari e famosi in tutto il Cilento e non solo, i fuochi pirotecnici che il Comitato Festa organizza sia di giorno che al termine della festa, visibili in tutto il Golfo e ammirati da centinaia di appassionati che giungono a Vibonati anche dalle regioni vicine. Le nostre immagini, speriamo, possano rendere merito ad una festa che non sbagliamo a definire stupenda e ben organizzata. Viva Sant'Antonio Abate, patrono di Vibonati! Thank you.
L'assessore di questo comune, Vibonati, in provincia di Salerno. Assessore, abbiamo assistito ad una festa, una processione davvero straordinaria, quella di Sant'Antonio Abate qui a Vibonati. E allora ti chiedo, questa comunità, questa città, immagino che vivrà in simbiosi con questo santo, perché è una cosa bellissima, insomma, vedere tutta questa popolazione che tocca, bacia, prega e, come dire, vive questa festa, è vero. È vero, perché è straordinaria la festa, perché straordinario è il santo, un santo patrono che noi lo veneriamo tantissimo e siamo fedeli fino in fondo per questo santo. Ci aggrappiamo alla sua figura, dove chiediamo sempre intercessione, chiediamo che ci aiuti in tutti i modi, è una cosa emozionante. È vero, è vero. Una festa immagino secolare, una festa che qui a Vibonati tante persone vivono anche da fuori, perché so che trasmettete in streaming tutta la festa, vero? Sì, stamattiamo di stream e già sono una quindicina di anni che vengono fedeli da molto lontano, vengono dalla Sicilia, dalla Puglia, da Napoli pure, un po' per il santo perché è quello che è, ma poi perché è una festa bellissima, una festa veramente sentita e una volta che una persona viene a visitare questo santuario si affascina della bellezza del santo, per cui ci ritorna sicuramente dopo. Molti, molti, molti fedeli li abbiamo anche da lontano. Assessore, c'è sicuramente un aneddoto che puoi raccontarci su questo santo. Ecco, qui a Vibonati immagino, non lo so, durante la guerra, durante, ecco, qualche pestilenza, insomma, c'è un No, aneddoto che si ricorda? ci fu tantissimi anni fa, ma penso sicuramente 40 dopo la guerra è stato, ci fu un incendio nel giorno di Sant'Antonio proprio, mi sembra che capitò, anzi no, nel giorno di Sant'Antonio, nel periodo del novenario, che stava investendo proprio il paese di Vibonati questo incendio. Nel momento in cui cacciarono il santo sopra il sagrato, l'incendio se ne andò dall'altra parte. È un aneddoto che me lo raccontava molte volte la nonna ed mi è rimasto veramente nel cuore, perché, ma oltre a questo che potrebbe essere l'aneddoto che ho raccontato, ma ci sono tante, tante storie che chi li ha vissute in maniera veramente forte se li terrà nel cuore per tutta la vita. Sicuramente. Assessore, io ti e vi ringrazio per l'ospitalità in questo magnifico comune e vi auguro ancora buona festa e naturalmente buona vita. Va bene, grazie, grazie a voi.